In questi armadi Francesco teneva anche i suoi libri più preziosi e segreti. La misura della civiltà di una città sono anche le sue biblioteche. A Firenze istituzioni moderne si sono affiancate alle antiche, a testimonianza di una vita culturale vivace. Per le rapporte Osamiolski, da 286 a 1725. E nel 500, che aveva preso avvio a Firenze l'attività tipografica e editoriale, destinata a durare fino a oggi. Poi nel 1946, dopo la divisione della libreria antiquaria, la casa editrice passa al figlio Aldo e nel 1950 si trasferisce in via delle Caldaie, al centro del quartiere di Santo Spirito. Alla morte di Aldo passano ad Alessandro le redini dell'azienda, l'unica rimasta sempre legata alla stessa famiglia nell'arco di 5 generazioni e tenacemente operante solo nel settore delle scienze umanistiche. Immersa nei campi e nel verde della campagna, la casa editrice ha qualcosa di familiare e domestico, nonostante il lavoro frenetico e il susseguirsi di nuovi volumi e periodici. Il libro è il figlio primogenito e prediletto della casa editrice, che in più di un secolo ha pubblicato anche molti periodici e collane. E anche per le sue istituzioni culturali che i viaggiatori come me giungano a Firenze, considerato un po' una capitale dell'arte e della cultura.